Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo nella terza domenica di Pasqua dell'anno A, la domenica dei discepoli di Emmaus, questo splendido racconto di San Luca, dalle molte ricchezze e sfaccettature, il cui commento ho iniziato con l'omelia di ieri sera per terminarlo in quella di oggi, perché la materia che affronta questo stupendo racconto è davvero molto molto ampia. Faccio una breve sintesi per contestualizzarlo. Vede che Gesù non è riconosciuto dai discepoli di Emmaus nella sua identità fisica, pur essendo chiaramente da loro conosciuto, ma gradualmente avviene l'apertura dei loro occhi attraverso un duplice passaggio. Gesù gli spiega piano piano tutte le scritture e ciò che si riferiva a lui, e poi gli occhi si aprono definitivamente allo spezzare del pane. Gesù, e San Luca usa chiaramente una terminologia che a noi che frequentiamo la Santa Messa è familiare: prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro ed ecco si aprirono i loro occhi. Quindi il senso di questo Vangelo è: non è importante aver conosciuto personalmente Gesù, né vederlo di persona per credere nella sua risurrezione. È importante imparare a riconoscere la sua presenza. Dove si riconosce? Capite? Parola e pane spezzato, che cos'è? È la messa. Come è fatta la messa, dicevo ieri? Tra due parti, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. La liturgia della parola che ci prepara all'incontro con Gesù, che si compie nel mistero eucaristico. Quindi quando scende tra di voi, rinnova il suo sacrificio e diventa pane di vita per le anime che hanno le disposizioni adatte per ricevere. Sapete tutti quanti, abbiamo visto domenica scorsa, è aver fatto una buona confessione. Ieri ho approfondito l'importanza di un rinnovato ascolto della parola di Dio. Oggi intendevo focalizzare un pochino l'aspetto sul mistero eucaristico, perché non se ne parlerà mai abbastanza. Voi sapete, ieri il Papa ha detto una cosa molto bella, per le sue uscite a effetto, che è bene riprenderle, perché le uscite a effetto ce le ricordiamo per sempre. Ha detto: l'unico estremismo che possiamo compiere noi cattolici qual è? È quello della carità. Lo sapete che la carità è una colomba, che ha due ali, tutte e due servono a volare, La prima ala è l'amore di Dio e la seconda ala è l'amore del prossimo. Avete mai visto volare la colomba con un'ala sola? Quindi con un'ala sola non vola. Quindi, come dice San Giovanni, se io dico che amo Dio e sto tutto il giorno a pregare, anche di questo vado a dire il Papa, poi devo vedere se amo il prossimo, d'accordo? Ma se dico che amo il prossimo, non lo dico nella verità se questo amore non parte da un autentico amore di Dio. Non possono mai essere come concorrenti o alternativi o stare uno senza l'altro. Qual è il sacramento dell'amore? Quindi qual è il sacramento con cui Gesù ci viene incontro con tutto se stesso? È l'Eucaristia. L'Eucaristia è Lui. Dice San Tommaso d'Aquino che mentre nei sette sacramenti, che sono i sacramenti della nuova alleanza, non c'è niente di grande e di importante nella Chiesa quanto i sacramenti, e celebrare e vivere il bene è la cosa principale che dobbiamo imparare a fare. Voi sapete che in ogni sacramento c'è un effetto spirituale: il battesimo toglie il peccato originale, ti dà la grazia santificante, ti rende figlio della Chiesa; la penitenza ti rimette i peccati attuali commessi in nome al sacramento del battesimo; la cresima ti rende soldato di Cristo; il matrimonio consacra una trono, eccetera eccetera. Ma nell'Eucaristia? No. Nell'Eucaristia non c'è solo l'effetto di grazia, ma c'è l'autore della grazia, c'è Gesù in persona, capite? Quindi la Santa Madre Chiesa, se leggete il Concilio Vaticano II, lo Santo Concilio, come parla dell'Eucaristia utilizzando questi termini, è la fonte e il culmine della vita cristiana, cioè ciò da cui tutto comincia e necessariamente deve cominciare. Voi sapete che se non ci fossero le fonti non ci sarebbe l'acqua. La fonte sgorga ininterrottamente e bisogna andare ad attingere
però è anche il culmine, che vuol dire, cioè che ciò che nasce dalla fonte arriva come apice dalla fonte. Quindi che significa? Cominciamo. Durante la persecuzione, se non ricordo male, di Dio Prezziano, è stata l'ultima e tra le più feroci che sia mai successa. Se andate a leggere gli atti dei martiri del periodo di Dio Prezziano, chi ha lo stomaco debole, il cuore debole, è meglio che non li legge, perché le torture che sono state fatte a preti, diaconi, vergini, uomini, donne e bambini sono qualche cosa di inimmaginabile. Offrirebbero un'ottima sceneggiatura per gli amanti dei film dell'orrore, d'accordo? Se le studiano e le rifanno, terrorizzano chiunque. Che succede? In una provincia romana di Nicomedia, appunto nella Bitinia, si scatenò il vento della persecuzione e fu proibito di celebrare la messa. Particolarmente feroce era l'attacco contro la messa domenicale. Allora che succede? Questi, nonostante sapessero bene quello che andavano incontro, hanno continuato a celebrare la messa. E quando chiaramente li hanno sorpresi a celebrare la messa, pare che ci fosse un prefetto dal cuore tenero che disse: scusate, ma perché avete fatto questa cosa? Non avete sentito l'ordine dell'imperatore? Io adesso vi devo portare in galera e ve ne faranno di tutti i colori, vi tortureranno, vi trucideranno. Io sono un soldato romano, non ci posso fare niente di obbedire a quello che ha fatto l'imperatore. Ma perché avete fatto questa cosa? Potevate farne a me. Sapete che gli hanno risposto? Noi senza la domenica non possiamo vivere. Per cui se tu ci togli la vita, fai pure, ma se mi togli la messa, è peggio che se mi togli la vita. Capito? Questo dovrebbe sgorgare dal nostro cuore. Questo è essere arrivati a aver capito tutto. Perché la messa, la vita. Gesù è la vita. Io sono la vita. Noi non possiamo vivere senza la Santa Messa. Vi faccio un altro bel esempio molto edificante. Il santo curato d'Ars, patrono dei parroci, quindi deve essere il nostro punto di riferimento, lui faceva le sue lezioni di catechismo per gli adulti in un posto che lui stava qui e il Santissimo Sacramento stava lì, quindi lui lo poteva vedere con gli occhi, il tabernacolo. Allora ogni tanto, specialmente quando faceva le prediche sull'Eucaristia, si fermava, si girava verso il tabernacolo e cominciava a piangere come un bambino. A piangere come un bambino. Ma per un po' di tempo tutti lo stavano a guardare e dopodiché diceva: scusate fratello, però lui è lì, lui, capite? Lì con la L maiuscola. Ma vi rendete conto l'umiltà e la bontà di un Dio che si rinchiude dentro un tabernacolo e sta lì 24 capite, ad aspettare che qualche suo figlio lo vada a visitare, gli vada a dire che gli vuole bene, impari a pregare in sua presenza, non perché lui ha bisogno di noi, ma perché noi abbiamo bisogno di lui. Gesù nel tabernacolo sta, immaginate, come un sole che abbaglia con i raggi solo chi li va a prendere. Io nei giorni scorsi, mi pare anche durante l'ora santa, ho fatto una metafora un po' ardita, d'accordo? Il Signore mi perdonerà, ma per far capire le cose ci vogliono degli esempi. Mo arriva l'estate, a chi gli piace diventare abbronzato l'estate? Che deve fare? Deve andare al mare e si rotolasse sotto il sole, no? Perché stava le ore intere sotto il sole. Se vuoi diventare abbronzato, devi fare forza così. Ma se tu vuoi diventare santo, sai che devi fare? Li metti davanti al Santissimo Sacramento, tu stessi davanti al sole. Se no non ci diventi, perché lì c'è tutta la nostra vita. Ripeto, la fonte e il culmine. Il santo curato d'Ars aveva queste cose. E un'altra predica che faceva, voi sapete, da poco c'è stata la Santa Pasqua, no? Voi sapete che c'è tuttora un precetto generale della Chiesa di antica tradizione, che c'era anche ai tempi del Santo Curato, che diceva: ti confesserai almeno una volta l'anno, ricordate, ti comunicherai almeno a Pasqua. Una volta si chiamava il precetto pasquale. Quando il Santo Curato d'Ars faceva il catechismo per gli adulti sui ricchi precetti della Chiesa, arrivava questa cosa: metti a piangere un'altra volta. E diceva: ma ti pare che bisogna fare una legge per dire ai fedeli che devi farti la comunione almeno una volta l'anno? Dice: per carità, io rispetto la legge della Chiesa, perché il santo Curato d'Ars, come tutti i santi, sono rispettosi della legge, ma una legge per andare a fare la cosa più bella che esiste nel mondo, cioè una cosa che quando uno cresce spiritualmente non soltanto che fa la domenica, ma se può lo fa anche di più. Ma come facciamo?
dentro l'Eucaristia c'è tutto, proprio tutto quello che noi possiamo vivere e avere. Allora, se la carità non c'ha, come dire, non possiamo essere estremisti, ti vale stare 3 ore in adorazione davanti al Santissimo Sacramento, tranquillo, non succede niente, d'accordo? Vado a messa tutti i giorni, tranquillo, non è obbligatorio, questi sono eccessi, sono estremismi. Alla carità non c'è nessun problema, così uno quando dice voglio dare un sacco di soldi nelle posi in remissione, se te la senti, vai. Non ci sono, capite? Gli unici 2 comandamenti dove possiamo, come dire, sciorinare, aprire completamente, sono amare Dio e amare il prossimo. Per lo cristiano non è mai abbastanza. Allora, un piccolo esempio, le piccole delicatezze da avere nei confronti di Gesù. Allora, fiocio l'appuntamento con una persona importante. Arrivo puntuale, no? Capite? Le indicazioni che si danno. A messa sarebbe sempre bene, certamente nessuno si senta offeso, può succedere un incidente, un imprevisto, bambino che piange, ho fatto tardi, non è questo il problema. Gesù guarda la nostra cura del cuore, no? Se io ho un appuntamento con lui, è chiaro che al mio cerchio, come di prima, stacco un attimo la spina, mi metto in contatto, amo il cuore, questa è la cosa più importante. Quando finisce la messa, avete visto, ci stanno... Per carità, se uno ha una necessità, deve andare a preparare il pranzo, per carità, non c'è nessun problema, capite bene il senso, no? Però è anche il modo con cui stiamo davanti a Gesù Eucaristia, no? Se sto a messa, sto sempre a fare... È brutto, capite? È brutto, capite? Comunque vado alla messa, se il prete è simpatico, antipatico, se la fa troppo lunga, la fa troppo corta. Queste sono cose completamente accidentali, la messa non è il prete. La messa è Gesù che si fa presente, capite? Quindi è brutto, no? Se io sto parlando con una persona e vedo che questo sta sempre a fare così, che cosa capisco? Che si sta stufando e che vuole tagliare molto. Ecco, io pure sto attento quando parlo con le persone perché con questi telefoni elettronici arrivano le notifiche, magari giro l'orologio, la persona pensa che sto guardando l'orologio, dico fermo, gli devo dire per forza, è arrivata la notifica, glielo devo confessare perché sennò gli do questa brutta impressione che voglio, come dire, tagliare corto, che c'ho fretta, è brutto, capite? Allora, calma, capite? Gesù ci dà tutto se stessi, capite? Quindi quando ci relazioniamo con lui, con calma, con tranquillità, ecco, con la gioia di stare con lui, cioè non è un peso per noi stare qui. Io vi confesso, qualcuno si arrabbierà, a me a volte mi sembra di correre troppo quando faccio la Santa Messa, mi rendo conto invece che purtroppo i tempi sono troppo, cerco di fare attenzione, ma mi sembra a volte, mi sento in coscienza, dico, ma non è che stai correndo troppo, perché c'è questa esigenza, l'amore porta a stare insieme, stessa cosa quando ci dedichiamo al prossimo, quando ascolto una persona, quando visito un malato, quando visito qualche persona che ha bisogno di me, l'orologio ce lo dobbiamo dimenticare, perché quando c'ho davanti un'altra persona, c'è quella persona, e stop, capite? È importantissimo che l'amore che noi prendiamo passi verso il prossimo. Il valore di una persona è sempre infinito in quanto tale. Mi riferisco a qualche altra tentazione di cui ho parlato sempre ieri il Papa, molto importante. Uno, il pettegolezzo. Il pettegolezzo è una mancanza comune, molto grave alla carità. Non si deve fare. Noi quando parliamo del prossimo dobbiamo sempre avere la norma che davano i santi padri. Allora, quando parli del prossimo devi sempre parlare bene. Se vuoi parlare bene, parla. Dice, ma guarda, quello è talmente cattivo che non mi viene in mente manco una cosa. Allora state zitto, parla di un'altra cosa. Questa è la regola. Altra tentazione che è sempre contraria alla carità e anche contraria all'amore che Gesù ci dà nell'Eucaristia è il faraonismo. Ieri il Papa stava in Egitto, sapete il faraone nell'Antico Testamento che cosa faceva e cosa dice la Bibbia? Ricordate? Aveva il cuore indurito e il nostro Signore per spaccargli quel cuore indurito gliela mandata da tutti i colori, 10 piaghe arrivano al faraone fino alla piaga della morte dei primogeniti. Quando noi abbiamo il cuore duro, sapete che succede? Che Gesù ci parla, ci intercetta, magari ci corregge dolcemente, delicatamente, attraverso una persona, attraverso una situazione, tu niente, da un'orecchia entra e da quell'altra esce. Io sto già tranquillo, io sto già a posto, non mi devi niente, mi devi lasciare.
Chi sta in questa condizione incarna quell'altra tentazione di francescana nel senso del Papa Memoria, che ieri era sparata una grossa, io condivido, sottoscrivo al 100%, meglio non avere la fede che avere una fede ipocrita, perché chi già il cuore duro rinnova il peccato dei farisei. Io sono già santo, io sto già a posto, è per gli altri, non è per me. Dio ci scampi da questa cosa, perché chi c'ha il cuore duro è chiuso alla grazia di Dio e non ama il prossimo, anche se può illudersi in varie cose di farlo. Anche le opere di carità non servono a niente se non sono compiute nell'amore e con amore, perché io posso fare un'opera di carità per soddisfare il mio bisogno di gratificazione, posso fare un'opera di carità per farmi vedere, d'accordo? Posso fare un'opera di carità per, come dire, acquisire la gratitudine della persona che l'ho fatto. Non un'opera di carità, è semplicemente un traboccare dell'amore che ho e che delicatamente e senza strepito raggiunge il cuore dell'altro. Se no davanti agli occhi di Dio non c'è proprio, quella non è un'opera di carità, anche se è mascherata da opera di carità, ma è una forma con cui tu ricerchi te stesso. L'Eucaristia è scuola di grandissima santità. Io auguro a me e a tutti voi che impariamo sempre di più a lasciarci bruciare dai raggi del sole di Gesù Eucaristico, trasformare il nostro cuore e diventare come Lui, amore completamente accolto, amore completamente donato. Siamo dati Gesù e Maria.